le polemiche sull'IMU a livello nazionale sono elevate e non si sa nemmeno quale sia il reale gettito che l'IMU porterà nelle casse dello Stato, sia quanto riguarda la prima casa che la seconda casa. Quindi quello che verrà, che tanti sindaci stanno stabilendo, quelli che sono contrari alla applicazione dell'IMU, è vedere quale sarà il gettito che è previsto sulla prima rata. A seguito del gettito della prima rata si capirà quale sarà la portata del gettito totale dell'IMU, perché poi per la prima casa ci sono le tre rate, per non prima casa ci sono le due rate, che l'ultima scade a dicembre. E sulla base del gettito della prima rata i sindaci potranno realmente capire quale sarà il gettito totale dell'IMU. E quello che sta nascendo a livello nazionale sulle polemiche sull'IMU, dove si chiede al governo di fermarsi sull'applicazione dell'IMU perché e utilizzare le risorse che arrivano dalla spending review per togliere l'IMU prima casa, crediamo debba essere un concetto che debba valere anche per i comuni di Trento. Quindi noi diciamo che questi aspetti vanno benissimo, oltretutto si valuti realmente qual è il gettito dopo la prima rata, che sarà un terzo sulla prima casa di giugno, e dopodiché si attenda, il comune attenda per prendere definitive decisioni, quali saranno le decisioni prese anche a livello nazionale su questo tema, perché noi crediamo che ci sia lo spazio per fare in modo che i cittadini, soprattutto sulla prima casa, abbiano delle esenzioni importanti, magari arrivino anche addirittura a non pagare questa tassa. Forse era meglio il cappello prima che andare nel dettaglio, sì. Magari stiamo facendo un po' l'esatto opposto. Non sappiamo ancora esattamente bene i parametri su cui si baserà questo nuovo imposto. A novembre ci sarà il decreto del governo che stabilirà praticamente i flussi, cioè quanto resterà sostanzialmente ai comuni e quanto lo Stato definitivamente vorrà sostanzialmente incamerare. Già sappiamo però che è partito male, perché una serie di situazioni vengono ad essere penalizzate. Il problema della casa era la possibilità di avere disponibilità di alloggi a canoni interessanti per l'inquilino, per il conduttore. Infatti le norme, no, la 431 del 98 andava a premiare quei proprietari di case che mettevano il loro patrimonio sul mercato a canoni interessanti per i locatori. Cosa dava lo Stato in cambio? Tu fai un accordo tra le categorie, no? Un accordo con dei minimi, con dei massimi, fissato diciamo con degli accordi bilaterali. Se tu rimani nella fascia medio-bassa, tra il medio e il minimo, lo Stato ti premia rinunciando a quella componente di ICI, quando tu a sua volta proprietario rinuncia a una componente di gettito, di canone, per favorire l'inquilino. Perché lo Stato rinuncia? Perché l'alternativa, lo Stato dovrebbe mettere sul mercato un plafond di immobili che gli costerebbe, in base alla domanda di chi non riesce ad acquistare immobile sul libero mercato, che sarebbe stato sicuramente più oneroso per lo Stato. Oggi con questa IMU messa in campo velocemente salta tutto il banco. Salta il banco anche per le case inagibili, esentate dall'ICI, ma oggi soggette all'IMU. Salta anche il proprietario che non la può usare perché non può dichiarare di essere l'abitazione principale, in quanto provvisoriamente magari ricoverato in ambienti di cura, case di riposo, eccetera eccetera. Non solo deve pagare l'IMU, ma non avrà neanche le detrazioni perché non è un residente, cioè è stata messa lì così velocemente e non ha previsto tutti questi casi, che alla fine finisce per essere penalizzato il libero mercato di canoni concordati agevolati. I proprietari disgraziati, ricoverati, strutture di cura, ospedali, eccetera, e chi ha ereditato, suo malgrado, immobili deprecabili che non hanno neanche un valore in quanto sono solo catastali, ma che sulla carta risultano immobili come tali soggetti al vino. Di più, qui cozziamo contro una mancata volontà di esercitare una potestà nostra. Potestà nostra che l'ha accennata,
di lotti, derivante dall'ultimo assetto che si è diciamo, ritoccato il rapporto Roma-autonomie locali per Trento e Bolzano. Si sono toccati gli articoli da 76 a 80 che regolano entrate e rapporti tributari, finanziamenti e gettiti statali e provinciali. L'accordo di Milano avrebbe consentito a noi che su tutti i nuovi tributi, qualsiasi, che lo Stato avrebbe messo in essere, per la parte che non gravava sulla quota statale, cioè la quota che rimaneva nelle casse degli enti territoriali, la provincia di Trento, la provincia di Bolzano avrebbero potuto stabilire norme non per aumentare fermo il massimo gettito di queste imposte, ma agevolazioni perché per determinate categorie, per determinati territori, per ragioni di politica interna, avrebbero comunque potuto rinunciare a una parte di gettito, per una legge provinciale si sarebbe dovuto fare, ferma restando la quota spettante allo Stato. Da quanto ci risulta, Bolzano ha legiferato proprio, ha usato questo strumento, il famoso articolo 80, e Trento, pur essendo stato sollecitato dai nostri consiglieri provinciali, insomma, Trento non rinuncia a niente. Abbiamo chiesto la rinuncia su una parte di accise, cosa che si poteva fare per favorire l'economia locale, per aiutare diciamo, il sistema produttivo locale, ma non si vuole rinunciare nemmeno a un centesimo sulle accise, non si vuole rinunciare ad un minimo di gettito straordinario sempre per agevolare il sistema, in questo caso della microproprietà locale. Insomma, abbiamo un sistema che parte male, non è ancora ben definita la quota che spetterà ai comuni e allo Stato, la provincia rinuncia a derogare qualsiasi tipo di agevolazione ai nostri e vengono penalizzate, ed ecco qua le due vostre mozioni, tanto quei piccoli proprietari che hanno diciamo, deciso di rinunciare a una parte di affitto perché sgravata dall'ICI, che oggi non si trovano un contratto con un contraente che non rispetta più il contratto, che i contraenti sono tre, locatario, locatore, filo Stato che rinunciava alla sua parte l'imposta, che si tira indietro e dice no, io adesso questa la voglio, per cui contratti nulli, insomma, sarebbero anche da ragionare, e dopo quelle povere persone o disabili o comunque ammalati che non abitando più nella propria residenza oggi dovranno pagare una tassa diciamo aggravata non solo dall'introduzione della prima imposta, la riposta della prima casa, ma dal fatto che non potendo dichiarare che non ci abitano, nemmeno avere le agevolazioni che tutti gli altri cittadini, in questo caso, hanno sulla prima casa. È un'enorme aberrazione e forse, io dico, la Lega oggi è all'opposizione non solo perché è stato commissariato il governo italiano, chiamando appunto dei commissari veri e propri, illegittimamente usurpando anche un potere che con il voto era stato dato e orientato in modo diverso, ma proprio e forse esclusivamente per questa prima impostazione che questo governo ha detto noi ridurremo una serie di imposte, tra cui l'ICI sulla prima casa, chiamandola chiaramente IMU, che per noi era basilare, era uno dei punti iniziali del nostro programma elettorale, quello di dire ogni cittadino deve poter aspirare ad avere un'abitazione perché è indispensabile come avere tutti i giorni sul tavolo, no? Un pane ed altro, perché diciamo la prima abitazione non è una velleità, è un'aspirazione, ma è una necessità, al punto che se un cittadino non se la riesce a costruire con le mani proprie, con i propri sacrifici, lo Stato o gli enti locali devono in qualche modo aiutare il cittadino, per cui un bene essenziale e pertanto da far rimanere fuori dalla tassazione. Questo governo non la pensa così e anche forse il principale motivo per cui la Lega è all'opposizione è proprio per questa iniqua reintroduzione di questo.